Allora, ho trovato parcheggio in sta zona, non so che zona sia, non ho idea di dove minchia sono. Ho parcheggiato lì, mi hanno detto che si può parcheggiare, spero non mi diano una multa. E qua i parcheggi blu sono per i residenti, quelli gialli per i mezzi, va bene. Qua c'è, penso, boh, ci passa sopra il treno, immagino. No, non so. Allora, sono tornato indietro perché avevo il dubbio che ci fosse da pagare il biglietto. Alla fine era gratis, ma vabbè. E niente, adesso facciamo un giretto per Praga, giusto per dire, ah, ho visto Praga, bello. Bello. Qualcosa mi dice che prima, quando, cioè ieri, quando sono passato sul fiume, ho detto, ah, ma c'è un fiume a Praga. Ho fatto una leggera figura di merda. È il Danubio. Ok, va bene, non sapevo fosse a Praga. Non me lo ricordavo neanche della sua esistenza, sinceramente, però non pensavo fosse a Praga. Una specie di isoletta in mezzo al fiume. E c'è sta cosa, e adesso voglio vedere cosa c'è, ma non ci sarà scritto un cazzo e quindi non lo saprò mai cos'è. Però è una statua nuda. Adesso mi bannano. Bello, niente targa, niente di niente. Piedi. E ha una. Ah no, ok, la mano quella. Pensavo fosse uno stronzo. E niente, lì, non so, c'è un campo da tennis? Cos'è? Se voglio fare delle foto recenti devo andare sull'altra sponda, però lì c'è vostra madre, quindi non lo so. Oh, vaccinando? Eh? Si vaccinano nel parchetto? Bene. L'altra metà del fiume, un po' più bellina di quell'altro, ci sono degrado vicino al ponte. Un tizio a piedi? Lo si vede? C'è un tizio in mezzo all'acqua a piedi, mezzo nudo. Che cazzo fa? Proprio che là ci sia una baraccopoli o qualcosa di simile. Vedo robe ammontonate. È passato prima un tizio con un sacchetto. Boh. Bella la statua. Sono tutte statue fatte di merda. Di cosa sono fatte? Di mattoni. Sono bruttissime queste statue. Non capisco. Ho la vaga idea che per andare da quella parte bisogna passare da qua, il tunnel della morte, dove morirò. Bene. Che buon odore. C'è proprio un odore di lettiera dei criceti. Uguale. Mista piscia. Piscia umana, credo. Spero, non lo so. Oddio, non so se sperarlo, sinceramente. Sono un po' inquietato. Un po' tanto. Sì, lì c'è la baraccopoli. Che bello. Ah. Sì, Praga è veramente una città bella. Ci sono i piccioni, c'è un cerino. L'odore sta peggiorando incredibilmente, non pensavo si potesse. Ho appena passato due barboni che stavano guardando la TV per qualche motivo. Non li ho filmati perché boh, immagino che anche loro vogliono la loro privacy. Mi si sta slacciando una stringa, perfetto. E non mi fermerò in questo punto a allacciarla. No, perché la cosa più amichevole mi sa che sono quei piccioni. Non so se è perché è domenica, ma non c'è un cazzo di nessuno in giro. C'è proprio, a parte i barboni sotto il ponte. Ok, che sono le 11:31 di domenica, però mi aspettavo qualcuno in giro. Sembra una città fantasma. Vorrei far notare che sta città a me pare minuscola. Ero in periferia praticamente, cioè ero al limitare della città e poi in un quarto d'ora camminando tranquillissimo, fermandomi, sono arrivato qua, che mi sembra il centro, vista la struttura della zona. Vietato cani. Ok, sono arrivato a sta chiesa. Boh, non sembra una chiesa principale. Non è dorata, o meglio, c'ha poco oro.
quindi immagino non sia tipo una roba speciale. Grazie tizio che mi fai passare. Oh, ci sono anche qua le robe. E c'è già la roba di Natale, non siamo ancora a dicembre. Ottimo. Ottimo. Pure qua ci hanno problemi. Bene. Potrei entrare in chiesa, ma sono allergico, quindi non lo farò. Ho trovato una mappa più o meno in inglese, nel senso che alcune cose sono in inglese, ma non si capisce molto perché sono mezze tradotte. E credo di essere più o meno in questa zona, a Praga 7, a Art District. E bene, Praga 7, penso si espanda fino lì. E poi ho trovato vostra madre. Doggo. Immagino passerò di qua. Boh. darkovecose.com, ok, guida, solitaire parquet, studio podla, ecospol, unicazni, vi roba clicco materiale pravi. E allora se c'è materiale pravi. Questa è una banca.
Cus. Troy? No. What? Ricordate prima quando ho trovato sulla mappa vostra madre? Ecco, non ero lì. Non ero lì. Quindi sto vagando un po'. C'è sta salita particolarmente carina. Nel senso che non è... Cosa cazzo ho appena visto? Ho trovato vostre padre. Guarda cosa c'è scritto. Non sto capendo se questi sono tipo dei dossi, perché le auto se ne sbattono, o boh. Bistro. 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 La cavalcata. Parlo quando arriva. Vaccinazione adesso. Ok. Mi sto, ci sono i vendite papà. Ok. Hello, do you speak English? Yes. Okay. I have the green pass. You need? Just a moment. Okay. Do you have something gluten-free? Smoothie. Smoothie? Okay. Yeah. I can pay with card. Yeah, okay. Yeah.
here. Or the fruit? Fruit? What's inside? It's mixed of fruits, strawberry, banana, coconut milk, chia seeds. Okay. And that's all. Okay. By cash, by car? What? By cash, by car? Car. Yeah. So 95, please. Put it down. So, this is your number. We are bringing for the table. Yeah? Okay. Thank you. Do you have Wi-Fi? Yes. Oh. The name of the Wi-Fi is Bistro Guest. Okay. And the password is Join Bistro 8 with capital B. Okay, wait a second. Yeah, yeah, of course. Bistro Guest? Yeah. And Join? Yeah. Quasi vado a farmi un tatuaggio. Così almeno mi faccio un pisello gigantesco in fronte per aver fatto tutti sti chilometri e essermi fermato in sta città del cazzo. No, si scherza, signori di Praga, bellissima. Non sembra per niente Milano. Devo fare 50 km al posto di 1100. Ma fa niente. Sto di andare qua da Antonio. Ma l'unica roba che c'è è il risotto. Costa 10 euro, però, cioè senza glutine ovviamente. E non lo so, non mi fido tantissimo sul fatto che sia senza glutine. Quindi eviterò, cerco un altro posto, magari tipico. Allora, sono qua in questo mini market. Ho visto che più o meno con 10 euro ti prendi una sim da 2 giga. Potrebbe essere interessante per le emergenze, però non lo so. Adesso vediamo. Ah, che caldo. Sto capendo quante cose strane in questo poster. Mio Dio, aiutami a sopravvivere questo rave mortale. No Nut November. Poi Scribd Bar Pest. Cosa significa? Guarderete la mia tecnica infallibile per alzare gli uccelli, guarda, con la sola imposizione delle mani. No, non fa... Ah, è qui. Sono entrato in questa rosticceria. Che figata. Bello. Allora, sono in questo posto che fa tipo roba arrosto, quelle cose lì. Ho preso una sim. Sono in live, ho preso anche un tè e le zollette di zucchero del tè sono a forma di picche. È molto indicato per me, visto che prendo sempre il 2 di picche. Che gioia! Dovrei prenderle con queste, però. No! Ah, questo è fiori! Ah, quindi ci sarà anche il cuore. Vabbè, preferisco il 2 di picche.
ho capito bene. Quello ovviamente mi passa davanti il coso, ma è un ristorante asiatico o un bowling? Perché non vedo l'ingresso del ristorante, a meno che non sia quello. Non sto capendo. Questo coso? Uno scoiattolo in una botte. Penso di aver trovato una roba strana. Baguetterie Boulevard. È tipo un fast food dove fanno panini, cose strane, patate. Non lo so. Ovviamente non posso mangiarci niente, quindi non potrò dirvi com'è. Le famose cabine suicidio di Futurama. È un po' inquietante andare in bagno in un tubo. E comunque lì c'è un ramen soba shop. Vabbè, io torno alla macchina perché tanto non c'è un cazzo. Cosa c'è? Non c'è neanche in giro gente. E quindi basta, basta Praga. Boh. Ho visto la parte sud di Prada, a quanto pare. La zona artistica dovrebbe essere la più bella, immagino. È una città normalissima. A mio parere è una città normalissima. Pregi. Qua parlano italiano. Italiano, parlano inglese. È abbastanza pulita, più o meno. C'è una buona viabilità. E basta. Per il resto è tutto nella norma. Allora, questo è come sono conciato. E questo è il Danubio. E niente, che dire? Stavolta evito di passare sotto dei barboni, non c'ho voglia. Prossima destinazione Wroclaw. Ecco, una cosa di sto posto è che durano niente i verdi per passare le strisce pedonali. Devo stato di portarti e di conoscerti. Certo che ascoltare gli 883 a Praga, un'esperienza spettacolare. Comunque quelli sono i prezzi in corone cazzo minchione. Un 38 corone al litro per la benza, che immagino siano circa 1,20 euro, non vorrei dire una cagata, 1,30 euro. Comunque costa di meno che da noi. Io farò schifo in geografia, però il mio senso dell'orientamento è ottimo, perché sto tornando indietro, nonostante tutti i giri che ho fatto, nonostante sia in una zona di merda, senza il navigatore, perché ho provato a attivare il navigatore e mi faceva sbagliare strada. E invece, guarda, sono praticamente arrivato alla macchina senza navigatore. Quindi, chi dice che io sono impedito e non so, mi perdo ovunque, è vero, ma in auto. A piedi so ovunque dove sono. Ho trovato questo qua vicino al parcheggio. Prima non l'avevo visto, non so cos'è. Cioè, un coso anticarro di rosa. Casarma Carlin. Ah, è una, cos'è, una zona bombardata questa. Non hai Covid? Sì. Ok, va bene. Che c'è scritto qua? Welcome. State entrando in un'area culturale, bla bla bla. Ah, le baracche dove i soldati hanno marciato per più di 150 anni. Ok, quindi qua c'era tipo l'esercito.
E sì, va bene con i bambini, bla bla bla. Va bene, vediamo cos'è sta roba. 1848. Vabbè. È un pochino fatiscente sta zona. Giusto un attimino. Flexible spot, non so cosa sia. Io ho la vaga impressione che se mi siedo su sta roba si disintegra. E non lo farò. Insomma, quella cosa lì cos'è per lanciarsi giù? Perché c'è un... c'è una valigia lì in cima. Ok. Non salirò a prenderla. Perché io, se c'è una cosa che odio, sono le scale a chiocciola. Soprattutto arrugginite. Questo è per fare beach volley. Ok. Ma che strano posto, eh? Sauna. È un unicorno? È un unicorno fatto di peli? Cosa significa?